Let's go bitches, benvenuti a questo commentary. In questo caso non è nessun classy overpower, non è nessun personal trainer, non è nessun road to dark matter. Voglio solo farmi una chiacchierata con voi e parlarvi di alcune cose. Per prima cosa, il gameplay di sottofondo è una nuclear su combine, in questo caso fatta in solo, perché molta gente mi accusa del fatto che io schiavizzo i miei subscriber per giocare con me, che io evito, diciamo, è solo grazie a loro che riesco a fare le nuclear, quando invece comunque io preferisco fare le nuclear in solo. Chi mi vede in streaming sa che quando gioco in solo mi esce quasi sempre una nuclear subito, perché è più facile secondo me in solo, dato che posso gestirmi la mappa, gli spawn, non devo evitare di fare cazzate, diciamo, di cambi spawn o altre cose, in modo che così non creo problemi alla mia squadra. Invece lì sto giocando da solo, posso fare quello che voglio. E in questo caso una nuclear pure molto veloce, molto bella secondo me, molto dinamica. Ma andiamo subito nella parte fondamentale del discorso. Per prima cosa, ragazzi, come vedete sto facendo molte serie in pubblica, sto facendo i classi overpower, sto facendo ovviamente i Road to Dark Matter, ho fatto qualche world record eccetera eccetera, e quello che mi interessa veramente è sapere se vi sta piacendo tutto questo. Per esempio, in Road to Dark Matter ci sono delle nuclear epiche, ma veramente epiche, assurde, che ho fatto durante il mio Road to Dark Matter per prendere la materia oscura. Quindi spero che voi spolliciate i video, che ve li guardiate, perché ogni volta che raggiungiamo un tot di views, un tot di like, ovviamente metterò l'episodio dopo. E devo dirvi che ci sono veramente delle cose, dei gameplay assurdi che ho fatto, molto belli. E l'altra cosa che vi voglio dire, se vi piace il montaggio come lo sto facendo di questi video, perché comunque penso che devo conciliare la parte sia comica che quella serie di un gameplay di eccellenza e di qualità come quelli che sto facendo in questo momento. Scusatemi per la voce un pochino brutta eccetera eccetera, ma sto veramente male, ho più di 38 di febbre, e però vi voglio bene ragazzi, quindi sono qua, so quanto voi ci tenete e sono qui a farvi il video. Ma quello di cui voglio parlarvi oggi è un concetto molto più importante, di cui avete già visto un post ieri sulla mia pagina Facebook. Se non l'avete visto, beh, andatelo a vedere. Beh, allora ragazzi, quello di cui voglio parlarvi è il fatto che pubblica è bello, giocare pubblica è divertente, però quello che a me manca è giocare per uno scopo, per una motivazione. Sinceramente io non sono quel giocatore che riesce a stare un anno incollato a Call of Duty a giocare pubblica, parliamoci chiaro. Dopo un po' mi annoio, perché il gioco diventa sempre lo stesso, sempre uguale. Alla fine fare una nuclear, impegnarsi per fare una double, una triple, sì, si può fare, magari uno ci si prefissa quello come obiettivo, ma alla fine, una volta fatto, non rimane più nient'altro da fare. È un obiettivo molto piccolo a mio parere, se devo dire, che tutti possono raggiungere attraverso comunque i giusti consigli, amici eccetera eccetera. Ma è ovvio, molti di voi che state guardando questi video non giocate a Call of Duty come gioco io. Voi magari entrate il pomeriggio, la sera, volete giocare con i vostri amici, volete fare un bel punteggio, volete fargli vedere che voi fate la nuclear e loro no, e tantissime altre cose. Ed è ovvio, immagino che questo sia una delle cose fondamentali di giocare in squadra assieme. Comunque il concetto principale è che pubblica è sempre la stessa, l'unica cosa che cambia è quando esce un DLC ogni 3 mesi e le nuove armi che vengono aggiunte. Non c'è nient'altro di in più, non c'è nessun, diciamo, non c'è qualcosa che porta una ventata d'aria fresca. Mentre invece esiste una parte di Call of Duty che molti di voi non conoscono, o comunque avete cominciato a vedere grazie ai miei streaming o ai miei video, ed è la parte competitiva, cioè giocare in arena o giocare nelle partite personalizzate o private, come le volete chiamare, con i vostri amici, con la vostra squadra, fare tornei, fare partite di allenamento, fare partite contro altri team. Perché dico questo? Perché dico che la modalità arena o competitiva porta una ventata d'aria fresca? Per prima cosa, potrete giocare 100 volte la stessa partita sulla stessa mappa e vedrete che sempre, ogni volta, la partita sarà diversa. Ma perché questo? Perché ovviamente le persone rispondono dinamicamente, state giocando per la vittoria o la sconfitta. Voi direte, ma cosa vuol dire questo? Beh, vi faccio un esempio. Facciamo conto che voi organizzate con degli amici una partita di calcio contro altri vostri amici che hanno formato una squadra. Beh, ovviamente lì che cosa fate? Non giocate per passare il tempo a buffo. È ovvio a tutti, ti esce lo spirito competitivo, almeno nel 99% delle persone, vorrete vincere e batterli. E questa è una cosa di cui vi voglio parlare, il fatto che giocare arena, giocare competitive, si gioca per la vittoria o per la sconfitta, non si gioca per il radio, non si gioca per una targhetta, non si gioca per avere un simbolino o una medaglietta in più, si gioca per uno scopo tutti assieme, dove perfino il vostro compagno più scarso sarà contribuirà a questa cosa, o comunque più forte. Ma alla fine, quando giocate in una squadra, il livello è tutto uguale, voi siete una squadra, si vince come un gruppo, si perde sempre come un gruppo. Oltre a questo, quello che vi voglio dire è che
quando giocate arena o i match competitivi, la parte emotiva è molto coinvolta. Vi parlo io del fatto che ho giocato davanti a migliaia di persone, proprio dei cosiddetti e veri stadi, con più di 50.000, a volte 100.000 persone che mi guardavano da casa su Twitch in streaming, e la parte emotiva che si prova facendo queste cose è incredibile, è assurda. E quello che vi voglio augurare è che anche voi un giorno farete il percorso che ho fatto io e capirete quello che vi sto dicendo in questo messaggio. Quello che vi voglio dire io, comunque, riassumendo, è che giocare pubblica per un anno intero, per 365 giorni, fino all'uscita del prossimo Call of Duty, è secondo me una cosa molto stupida, perché finite poi per comunque andare a giocare comunque ad altri giochi, perché è giusto comunque comprare altri giochi e giocare ad altre cose, perché altre tipologie fa sempre bene che giocare sempre allo stesso fottutissimo gioco, ma allo stesso tempo vi dà la possibilità di avere un gioco che in ogni partita, in ogni scontro, in ogni mappa, in ogni modalità sarà sempre diverso, quindi non dovrete mai, diciamo, avere quella noia che dice oddio che palle, uscita fringe, oddio no, capito, così. Cioè io tante volte quando gioco pubblica so già come sarà la partita, già la prevedo in questo caso, ed è per questo che vi faccio questo discorso e spero che tutti voi parteciperete attivamente quando tratterò in questo caso Arena e la modalità competitiva sul mio canale, sia di YouTube sia su Twitch. Ho visto già il grande interesse da parte vostra, speriamo che ora anche i grandi YouTubers si mettano a fare Arena e match competitivi. Io vi saluto, Birches, siamo arrivati alla fine del video, grazie ancora per essere stati qua, scusate se ho la voce così, ci vediamo oggi pomeriggio in streaming, cercherò di giocare la modalità competitiva con voi e cercare di farvi capire perché è bella. Let's go, bitches!